se ci vorrebbe una rivoluzione, non farebbe male un po' di confusione dentro una vita da tiro a segno, che tanto già lo sai che non vinci mai. Tutto prenderebbe un'altra direzione, oltre la politica e la religione. Ci sono uomini che non capisco, ci sono troppi fatti che io non resisto. Ah, se la storia potesse cambiare, ah, quante cose potrebbe insegnare. Il lessico del cuore, il lessico del cuore. Vorrebbe la rivoluzione per tornare ad essere delle persone in questo mondo che alza la voce, che non ti ascolta mai, dimmi come fai. E mentre diamo tutto quanto per scontato, è amare che rimane ancora complicato, perché non basta il lampo di un abbraccio, bisogna metterci anche più coraggio. Ci vorrebbe una rivoluzione, tendere ad un'umana dimensione, per accorciare un po' le distanze tra noi e chi ha ancora meno di noi. Ritornare a vivere la soluzione, diffidando da ogni vuota imitazione. Ci sono buone idee da liberare, basta trovare un modo per comunicare. Ah, se la storia potesse cambiare, ah, quante cose potrebbe insegnare. Il lessico del cuore, il lessico del cuore. RMO presenta 3 minuti con commenti su notizie, fatti e avvenimenti. Benvenuti e ben ritrovati da Elisa Fontana, 3 minuti con, e oggi siamo in compagnia di un artista e di un cantautore italiano che con le sue canzoni ci ha sempre emozionato, un artista che ha scritto capolavori e sono sicura di quello che sto dicendo. È con davvero grandissimo piacere che do il benvenuto a Nino Buoncore. Ciao Nino, grazie di essere con noi. Ciao, grazie a tutti voi. La tua carriera, noi lo sappiamo, è decollata qualche annetto fa, nel 1979, quando tu hai firmato un contratto con la RCA italiana e hai debuttato con i 45 giri Amico Coccodrillo 2x2.
Che cosa è cambiato da allora ad oggi per quanto riguarda chiaramente la tua musica? Beh, per quanto riguarda la mia musica non direi tanto, perché lo spirito è sempre lo stesso. Quando ho iniziato io c'era proprio un'accezione diversa della carriera, diciamo, di artista, ecco, era proprio un altro mondo, un altro modo di approcciare a questo mondo, magari ci voleva un po' più di competenza, insomma c'erano più sogni, c'era un po' di tutto. Noi sappiamo che i tuoi brani sono particolarmente conosciuti e Laura Pausini ha inserito la tua Scrivimi nel suo album Io Canto. Le tue canzoni, quindi possiamo dire, facendo anche una sorta di viaggio, sono comunque sempre attuali. E siccome noi siamo in periodo sanremese e tu hai partecipato a diversi festival, sì, nel 1988 con il brano Le tue chiavi non ho e nel 93 con una canzone d'amore. Nino, com'è il clima al festival? E ti chiedo anche, come hai vissuto tu invece dal tuo punto di vista personale queste partecipazioni al festival? Guarda, proprio perché la mia cultura musicale è diversa, proprio, cioè viene dal palcoscenico, viene un po' dal raccontare se stessi, quindi vai passando un po' quelli che sono i media, no? Un pochino, ma con rapporto diretto col pubblico. Mi è sembrata un'esperienza normalissima, mi ha emozionato molto di più il mio primo concerto, per esempio, capisci? Quindi c'ho una diversa accezione proprio della musica in televisione, proposta in televisione, anche attraverso manifestazioni, cioè non mi sono mai piaciute tantissimo, diciamo che servono per motivi promozionali, si fanno quando tu probabilmente ne hai bisogno, ma poi infatti sono uscito fuori dal sistema, chiamiamolo così. E questo noi lo sappiamo, tra l'altro è una tua caratteristica, perché negli anni hai voluto proprio mantenere anche le tue qualità da un punto di vista artistico, anche un attimino esulando da quello che è il trend della concezione, come dicevi prima, della musica oggi. Nino, io direi che ci fermiamo un secondo e ascoltiamo Scrivimi, appunto, la tua canzone, e ci ritroviamo tra pochissimo. Ok. Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi, gli altri sono andati al cinema, ma tu vuoi restare sola, poca voglia di parlare, allora scrivimi, servirà sentirti meno fragile. Quando nella gente troverai solamente indifferenza, tu non ti dimenticare mai di me. E se non avrai da dire niente di particolare, non ti devi preoccupare, io saprò capire, a me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco per sentirsi più vicini. Scrivimi quando il cielo sembrerà più limpido, le giornate ormai si allungano, ma tu non aspetta la sera. Se hai voglia di cantare, scrivimi. Anche quando penserai che ti sei innamorato. Tu non ti dimenticare mai di me.
sentirsi più vicini, scrivimi. Anche quando penserai che ti sei innamorata, tu scrivimi, tre minuti con. Commenti su notizie, fatti e avvenimenti. Siamo ancora in compagnia di Nino Buoncore e io chiedo a lui, i tuoi progetti, lo sappiamo, sono in continua evoluzione. Ci sono nuovi album e hai anche delle altre collaborazioni con degli artisti. Noi però, sì, che siamo bresciani, sappiamo che abbiamo la fortuna di poterti ascoltare a Iseo il 17 di febbraio all'Auditorium Modigliani, appunto, sì, che è all'interno dell'Istituto Antonietti di Iseo. Vuoi svelarci qualcosa rispetto a questo tuo concerto in terra bresciana? Ma prevalentemente, diciamo, amo suonare più, diciamo, nel centro, nel meridione, anche sulle isole. È difficile che arrivi fin lassù, però quando ci arrivo mi fa sempre bene. A Mantova, tra l'altro, ho suonato qualche tempo fa, quindi insomma non è che, cioè, mi piace svariare un po' dappertutto, mi piace portare soprattutto la mia musica un po' dappertutto. E non ci vuoi dare qualche anticipazione concerto nel profondissimo nord? Guarda, io quando sono davanti a un pubblico amo raccontarmi, perché in genere la musica è una sorta di diario, no, personale, almeno nel mio caso funziona un po' così, per cui è un momento di condivisione, è un momento in cui diciamo io propongo le mie idee, racconto le mie storie e cerco di ottenere condivisibilità. Questo è tutto, è un gioco, io lo vedo sempre come un bellissimo, fantastico e ogni volta meraviglioso gioco che mi affascina tantissimo. Quindi racconterò un po' la mia vita attraverso le canzoni. E quindi per avere questo gioco dobbiamo assolutamente essere presenti a Iseo, come dicevo prima, il 17 febbraio, appunto, per il concerto di Nino Buoncore. Nino, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi e anche so che se non ce n'è bisogno, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per il concerto del 17 e per i tuoi concerti in giro un po' per il territorio nazionale. Ti ringrazio, Crepi. Ciao a tutti. Grazie, grazie mille. Io vi do appuntamento alla prossima intervista. Ciao a tutti. Un saluto calorosissimo da Nino Buoncore a tutti gli amici di Radio Montorfano. Ciao. Quale futuro vuoi se guardi sempre a terra? Quale futuro vuoi se tu non guardi mai? Quale futuro vuoi se non conosci il male? Quale futuro vuoi se non conosci te? Guarda prima dove sei nato, prima ancora tu chi sei stato. Guarda come fossi un altro, perché sta guardando te. Guarda prima dove sei nato, prima ancora tu chi sei stato. Guarda come fossi un altro e che sta guardando te. Quale futuro vuoi se non abbracci il vento? Quale futuro vuoi se non abbracci me? Quale futuro vuoi se vuoi dopo mai? Quale futuro vuoi se non conosco mai? Il vento, quale futuro vuoi se non abbracci me? Guarda prima dove sei nato, prima ancora tu chi sei stato. Guarda come fossi un altro, perché sta guardando te.
guarda prima dove sei nato, prima ancora tu chi sei stato. Guarda come fossi un altro te che sta guardando te.